Ragazzi, bentrovati. Oggi sono qua con Stefano Ravarino e un ragazzo che, come tanti ragazzi che si sono appassionati al calisthenics, ha deciso di intraprendere un percorso da performance, si sta allenando in maniera molto intensa per raggiungere le skills e un domani arrivare a competere nelle gare di calisthenics freestyle. Avete visto eseguire una full planche che ha preso da non tantissimo tempo ma che sta consolidando sempre di più. Avete visto, aveva già una linea solida e con un secondaggio più che apprezzabile. Ma Stefano, visto che ci sono tanti ragazzi che si appassionano e si allenano da autodidatti al calisthenics e vogliono raggiungere e emulare anche le gesta degli atleti più forti in Italia a livello internazionale, che tipo di approccio consigli ai ragazzi, visto che anche tu l'hai provato sulla tua pelle un po'? Non c'era nessuno che ti diceva esattamente come fare, anche perché questo è un discorso molto specifico. Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi per passare dalla strada al full? Allora, innanzitutto non concentrarsi solo sull'isometria pura, andando sempre a cercare il massimale, in quanto questo brucia le vostre energie e non vi consente una frequenza adatta di allenamento. Quindi consigli di variare un po' gli stimoli, insomma. Variare soprattutto gli esercizi, continuare ad allenare la straddle planche, però pensando in ottica di ripetizioni, in particolare degli stacchi da lì. Mi sposto, vediamo un pochino una variante che consigli approcciare. Quindi là, che cos'è questa? Questo è lo stacco da lì, che se eseguito correttamente è un buon metodo per arrivare alla full planche. Ecco, l'esecuzione è questa qua. Oh. Il concetto è fare tanti stacchi con un breve riposo e una breve tenuta, massimo 1-2 secondi, fino ad arrivare ad aumentare le proprie ripetizioni di stacchi, come se fossero trazioni, ma sono stacchi. Ok, rivediamolo un attimino per ripetizione, proprio qua, sì. Come lo fai tu quando ti alleni. Vai. Okay. Il numero è arrivare a fare 10, 20 o anche 30 stacchi con breve riposo. E quindi tu dopo hai trovato che questo esercizio, diventando performante in questo esercizio, a un certo punto hai provato la full e hai notato che cominciava ad entrare. Proprio grazie a... Riuscivo anche a staccare la planche a gambe unite, che è nettamente più difficile, però questo allenamento mi ha consentito di costruire la forza dove serve. Vedete come a volte servono anche dei piccoli spunti per poter dare nuovi impulsi ai propri allenamenti e quindi non fossilizzarsi. Quindi anch'io generalmente consiglio questo approccio: attorno a una skills cerchiamo di dare stimoli sempre diversi, mischiando fasi dinamiche a fasi isometriche. Bene, con questo è tutto ragazzi, mi raccomando, sempre un occhio alla sicurezza, non esagerate, se no rischiamo di farci male. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. A presto.